Benvenuti alla nuova puntata di Klaus Condicio dedicata alle dichiarazioni di Madonna contro Silvio Berlusconi. Abbiamo al telefono il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, l'onorevole Daniela Santanchè, che su questo argomento vuole intervenire. Direi che mi dispiace che Madonna usi queste parole nei confronti dell'Italia, perché lei stessa è italiana. Esatto. Si chiama Cicona. E io spero che gli italiani la pensano come pensa lei dell'Italia e del governo nei confronti di lei e del suo film. E che quindi poi a vederselo da sola. Vogliono usare sulla pelle di un paese per la loro visibilità. In Italia in questo momento assistiamo ad un paradosso. L'opposizione, che pur condividendo questo obiettivo del pareggio di bilancio e pur condividendo di inserire la norma sul deficit nella Costituzione, critica la manovra con un unico desiderio: dare una spallata al governo, senza rendersi conto che in questo modo darebbe una spallata all'Italia. È chiara l'intenzione di rovinare l'immagine del Presidente del Consiglio, ma così facendo invece stanno, a mio parere, rovinando l'immagine del Paese.